inizia così a Porto San Giorgio in provincia di Fermo, la giornata di Libero Rossi che compie 100 anni. Sono contentissimo che alla mia età avere la soddisfazione di arrivare a questo evento, diciamo, è stata una grande soddisfazione. Hai compiuto 100 anni, ma 100 anni è un traguardo importante. Non credevo mai di arrivarci. Marinaio per professione, pescatore per necessità, poeta per passione e poi un grande amore con sua moglie Anna Maria. Questa è una donna stata veramente speciale per me. Quando l'ho conosciuta aveva 16 anni. E c'è una più bella mia vita quando ci siamo sposati. Si sono incontrati per caso, è bastato uno sguardo per farli innamorare e da quel giorno non si sono più lasciati. Buono, affettuoso. Non sa mai stare senza di me, sempre con me vicino, sempre. A incontrarti fra cent'anni. Romantico, affettuoso, premuroso, gentile, dolce, affabile con tutti, così ce lo descrivono le figlie. Mio padre è una persona speciale, sempre presente, amorevole con noi. Non vi ha fatto mai mancare nulla? Niente, questo proprio lo posso dire veramente, perché l'ho ammazzato, una persona speciale con tutti. Oggi a casa Rossi è festa, una grande festa, dove amici, parenti, conoscenti di Libero sono venuti a fargli gli auguri. È un pezzo di storia di Porto San Giorgio, un sangiorgese vero, nato dalla famiglia sangiorgesi, quindi non potevamo solo che omaggiare questo importante personaggio che oggi compie i suoi 100 anni. Una festa per tutta la comunità di Porto San Giorgio, una festa per un uomo speciale. Per me è indimenticabile, è stata una soddisfazione grande, ecco. Adesso mi sento più importante.